Voci.fm, il magazine sul mondo della voce. Sono molto emozionato. Sono emozionato, lo ero l'anno scorso perché era il mio primo festival di Sanremo, lo sono anche in questo momento perché è un'emozione diversa, è veramente un dire ci siamo, finalmente ci siamo. Si è aperta così la prima conferenza stampa di Sanremo 2021, direttamente dalla Città dei Fiori. Felice dunque come una Pasqua Amadeus, che ha voluto fortemente questo festival sin dall'inizio, nonostante la pandemia e le relative restrizioni, ed entusiasta nell'annunciare ospiti e novità. In primis la presenza di Laura Pausini nella serata di mercoledì dedicata alla grande musica italiana e quindi alle cover, fresca di Golden Globe per la canzone Io sì, del film La vita davanti a sé con Sofia Loren. Ed ecco la sorpresa. Laura! Ciao! Buongiorno a tutti! Aspetta che avvicino il microfono! Sei in sala stampa! Scusate, però è da ieri che praticamente non abbiamo ancora dormito e c'è un po'... E proprio mentre ci chiedevamo ma cosa sarebbe questo festival senza Fiorello, eccolo che arriva. Nessuno di voi penso si possa lamentare su questo cast, cioè lui è riuscito a mettere Willy Peyote e Orietta Berti, cioè come se in un governo ci fosse la Lega e il PD, cose impossibili, cioè capite, una roba che non potrebbe mai accadere nella vita. Sono contentissimo per Laura Pausini, credo di aver... Saluta e per salutare. Ma salutato? Sì. Credo di averle mandato un messaggio stanotte, che sai che non dormo, ho appena vinto, subito ho mandato un messaggio, e quindi sono felice di averla qui al festival. Ciao, sono Laura! Sono Laura! Sempre mercoledì ci saranno anche Marcella Bella, Fausto Leali e Gigliola Cinquetti per onorare la musica italiana nel mondo. L'omaggio a Ennio Morricone ed Enzo Avitabile, che con Fiorello renderà omaggio a Carosone, mentre la serata sarà co-condotta da Elodie. Compito che giovedì toccherà a Vittoria Ceretti e la serata si aprirà con i Negramaro, che rendono omaggio a Lucio Dalla, nato come ben sapete proprio il 4 marzo. Venerdì toccherà Barbara Palombelli, mentre Beatrice Venezzi, direttrice d'orchestra e giurata di Ama Sanremo, condurrà con Amadeus la finale delle nuove proposte. E sabato ci saranno Simona Ventura, Serena Rossi, Tecla Insolia, che interpreta Nada nel film La bambina che non voleva cantare su Rai 1 il 10 marzo, Ornella Vanoni e Giovanna Botteri. Canterà anche Amadeus insieme a Ibrahimovic e Mialovic, la canzone Vagabondo dei Nomadi. Ospiti invece della prima serata co-condotta da Matilda De Angelis, Diodato, Loredana Bertè, l'infermiera Alessia Bonari, la banda della polizia con Stefano Di Battista e Olga Caranova. Grande il supporto della radio al festival quest'anno più che mai, a Rai Radio 2, radio ufficiale del festival, anche Emma Stoccolma. Grazie Ama e grazie al Festival di Sanremo, perché quando abbiamo visto la postazione ieri insieme a Andrea Drogo e Gine Castaldo ci siamo messi a ballare e cantare Che vita meravigliosa, sotto gli occhi incredibili tra l'altro della nostra direttrice Paola Marchesini, e quindi siamo felicissimi, una postazione privilegiata. È inutile dire che il cast e i partecipanti sono artisti che passano a rotazione su Radio 2, quindi siamo contentissimi, li conosciamo. E grazie Anna, perché su 26 solo 9 hanno l'R e non l'R, quindi mi ha anche agevolato il lavoro, quindi siamo, insomma, non vediamo l'ora che cominci questa avventura, grazie. Ma felicissimi anche i concorrenti come Francesco Renga e Bugo, mentre Fedez, in coppia con Francesca Michelin, ha persino preso lezioni di canto. Credo ancora che Sanremo, mai come quest'anno, assurga un simbolo di ripartenza, di riaccendiamo i motori, ricominciamo a fare il nostro mestiere. Per me questo è certamente il primo momento dopo mesi e mesi di nulla, in cui torno a fare su un palcoscenico, ahimè senza pubblico, però torno a fare su un palcoscenico con gli addetti ai lavori, quindi con i musicisti, con i tecnici, con i backliners, con tutto quello che comporta comunque fare uno spettacolo. Ritorno a fare il mio lavoro. Cioè, non vedo l'ora, sarà lo affronto come affronto tutte le cose, con grande trasporto e determinazione di far bene. A me purtroppo la natura non mi ha dato la voce di Celine Dion, quindi cerco di... Francesca mi ha consigliato questo. Ma non
No, posso dire una cosa? Scusa, sono io la tua promoter oggi. Cioè, posso dire una roba? Il nostro insegnante Maurizio Zappatini, che è rinomato per essere scusate, un cagacazzo, e ha detto, Federico ha una voce bellissima. E quando cioè, ogni tanto boh, mi chiama sua moglie, mi parla solo di Federico, dice, mamma, quanto è contento Maurizio di Allora, quel ragazzo. Quindi dai, per altro. piacere. Però io devo rivelare questa cosa. Quando faccio lezioni di canto con lui e io faccio i solfeggi, faccio io vedo in lui una faccia schifata di tanto, cioè fa una faccia disgustata di tanto. Però poi mi dice bravo, no? Cosa canteranno i campioni nella serata delle cover? Qualche scelta scontata e altre più originali, alcune delle quali riportano in auge voci che ultimamente abbiamo sentito poco, come quelle armonizzate dei Neri per Caso, scelti da Gaemon per il suo medley tra Le ragazze, donne, acqua e sapone e La canzone del sole, mentre Joe Evan ha voluto sul palco dell'Ariston con lui quattro cantanti di The Voice Senior per poter cantare insieme gli anni degli 883. Volevo portare i nonni del mio manager, però la sua nonna non stava benissimo, la mia nonna è andata. E quindi Filippo Gimigliano di Universal Music, ovviamente da buon aiutante, ha tirato fuori i quattro campioni. E rispecchiavano tutto, rispecchiavano. Ho letto, mi ha mandato il link di Gianni Pera, ho pianto come un bambino, cioè la sua storia, il fatto che comunque sia loro avevano qualcosa di ancora non realizzato, mi piaceva, era viva, sta roba a me mi piace. Dunque ci siamo, prende ufficialmente il via la 71esima edizione del Festival di Sanremo, con 26 campioni e 8 nuove proposte in gara. Vinca il migliore. News dal mondo della voce, radio, doppiaggio. Voci.fm, il magazine.